La questione dei corridoi internazionali per i rifugiati che hanno diritto di essere accolti per accordi internazionali. La Caritas Internationalis da circa una decina d'anni dice che il tema dei rifugiati, sia quelli politici, adesso si aggiungono quelli per cambiamenti climatici, comunque tutti coloro che sono costretti a lasciare la propria terra e avrebbero diritto di un'accoglienza, di un asilo nei paesi che hanno sottoscritto i trattati internazionali, debba essere trattato in una maniera più organica e più completa, certamente nella parte terminale dell'accoglienza, perché è scandaloso che in Italia non riusciamo a organizzarci per accogliere i rifugiati, ma anche nella parte del viaggio. Noi abbiamo dei rifugiati che partono dal loro paese, devono fare almeno 10 passaggi pagando, così devono passare magari il Sahara, noi non sappiamo quanti morti ci sono nel Sahara, devono attraversare con il rischio della vita il Mediterraneo e noi dobbiamo andare a salvarli, poi dobbiamo distribuirli per l'accoglienza. Allora i corridoi umanitari potrebbero essere una soluzione per gestire in maniera più dignitosa, razionale ed efficiente questo fenomeno. Oltretutto si sradicherebbe anche fenomeni criminali che lucrano su questi poveretti. Tutti quelli che viaggiano per raggiungere il paese che li può ospitare e a cui chiedere asilo sono costretti a pagare i cosiddetti passatori. Alcuni sono visti come dei salvatori perché sono gli unici che gli consentono di scappare, altri sono vere e proprie organizzazioni criminali, vediamo quello che sta succedendo nel Mediterraneo, che sono le uniche possibilità per poter arrivare da noi. Ma se uno ha diritto all'asilo, ma perché non può presentarsi all'ambasciata italiana, e se ci sono tutti i requisiti, magari pagando anche qualcosa, non lo so, poter essere aiutato a arrivare in maniera più dignitosa, in aereo piuttosto che in nave. Questo è quello che le organizzazioni come la Caritas Internationalis, quindi insieme a tutte le Caritas del Mediterraneo e dell'Africa, chiedono da tempo.